Grazie Presidente. Non le nego che siamo preoccupati, Presidente, siamo molto preoccupati. E non siamo preoccupati soltanto per le modalità di lavoro con cui si è arrivati alla giornata odierna e a questo provvedimento. Modalità di lavoro dove la maggioranza litiga, fa riunioni, poi la controriunione, molto probabilmente si dovrà arrivare al 99% alla fiducia. E di conseguenza vuol dire che questo provvedimento, che doveva essere un provvedimento a tutela delle nostre aziende per aiutare i nostri lavoratori, è diventato ancora una volta oggetto di scontro in una maggioranza molto anomala, diciamolo molto onestamente. Non siamo nemmeno preoccupati soltanto per quello che è contenuto in questo provvedimento, un provvedimento atteso dalle aziende, un provvedimento atteso dai lavoratori e ancora una volta gente che magari in vita sua magari non è che abbia lavorato molto, non ascolta e di conseguenza sulle aziende come sull'ILVA, nel caso dell'ILVA, andiamo a fare una cosa totalmente diversa da quello che ci viene richiesto, oppure l'esempio dei rider, dove i rider chiedono un determinato provvedimento e chi, ahimè, non sa che cosa vuol dire lavorare, fa un provvedimento totalmente diverso. Però, colleghi e Presidente, quello che ci preoccupa maggiormente è quello che non c'è contenuto, quello che non è all'interno di questo provvedimento. Facciamo due esempi, perché poi bisogna sempre farli gli esempi. Un esempio è l'agricoltura. Di agricoltura non si parla, di agricoltura non si deve parlare. Non si parla semplicemente perché il Ministro dell'Agricoltura in via 20 settembre 20 ha trasformato il Ministero dell'Agricoltura nella sede di Italia Viva e di conseguenza non sa neanche da che parte è cominciata l'agricoltura. Ma proprio perché abbiamo un ministro dell'agricoltura che arriva dal mondo del lavoro, ci aspettavamo che almeno sul mondo del lavoro, su questo provvedimento, ci mettesse le mani. L'unica cosa che ci ha detto questo ministro ad oggi sul mondo del lavoro è che per ovviare ai problemi dell'agricoltura bisogna importare più immigrati. Boh, se lei è contenta così, noi no. Perché noi vogliamo dare maggiori diritti a tutti coloro che lavorano nel nostro Paese, soprattutto gli italiani. Ma visto e considerato che c'è il disimpegno totale su questo settore, non ci siamo resi conto che questo settore, le aziende di questo settore, stanno chiedendo interventi. Lo chiedevano a noi e noi avevamo iniziato a lavorare. Pensiamo alla questione della xylella. Pensiamo alla questione delle emergenze climatiche, dove anche in questi giorni ci sono alcune province, alcune regioni del nostro Paese che stanno chiedendo aiuto. Pensiamo alla questione della cimice asiatica, dove il Ministro ci dice mettiamo 80 milioni per risolvere la problematica della cimice asiatica, ma puoi metterne anche 200 di milioni, ma se non hai un progetto, se non hai un'idea, se non hai una modalità di lavoro, quei soldi sono buttati via. Pensiamo alle problematiche sulla fauna selvatica, pensiamo alla problematica del calo dei prezzi che in questo momento sta affliggendo l'agricoltura italiana. E quindi l'obiettivo che dovevamo avere, che si doveva avere, era far vedere, dare un segnale a questo settore. Zero, niente sull'agricoltura. Noi ci abbiamo provato, abbiamo messo degli emendamenti. Gli emendamenti che non è che se li sono inventati Centinaio, Bergesio, Vallardi o tutti i nostri colleghi, o la Rosellina, Sbrana, non è che ce li siamo inventati noi. Sono stati degli emendamenti che abbiamo messo lì in collaborazione con le associazioni di categoria che ci hanno detto ma scusate, ma su un provvedimento di questo tipo l'agricoltura non la toccano neanche. Benissimo, ci facciamo carico, li abbiamo messi lì. Sul caporalato abbiamo fatto degli emendamenti sul caporalato, visto che ci si riempie la bocca sul caporalato, parla solo di caporalato sto ministro, no? Benissimo, neanche presi in considerazione. Sui voucher, neanche presi in considerazione. La domanda che ci facciamo è, ma vi interessa di questo settore o vi interessa dell'agricoltura solamente quando andate ai convegni a tagliare i nastri o magari a mangiare e bere? Altro problema. Altra tematica che abbiamo messo sul tavolo è la questione del turismo. Anche qua abbiamo un ministro che effettivamente di turismo non ci capisce molto, però speravamo che il sottosegretario, che invece è una persona per bene e che di turismo ci capisce, speravamo che il sottosegretario spiegasse al ministro, che aveva già fatto il ministro ai tempi,
in modo disastroso, spiegasse a questo ministro che cosa vuol dire fare il ministro del turismo. Al TTG, la fiera di Rimini, sul turismo non si è neanche presentato. C'è una crisi nel settore del turismo che si chiama fallimento di Thomas Cook, che è un tour operator straniero che ha lasciato dei problemi nel nostro paese. Il problema è che il ministro Franceschini non li ha neanche considerate le associazioni di categoria che hanno chiesto udienza al ministro per poter spiegare questa situazione. Che cos'è il fallimento? Cosa porta il fallimento di Thomas Cook? 400 milioni di euro di perdite per il settore del turismo italiano, mediamente 118.000 euro di credito medio delle aziende italiane nei confronti di un'azienda fallita a livello internazionale. E il problema è che su quei crediti le nostre aziende e soprattutto gli alberghi pagano tasse e IVA che noi gli stiamo facendo pagare mentre loro ci stanno chiedendo un aiuto. E voi niente, niente, Presidente e Ministro. Ministro, lei che si occupa anche delle attività produttive, vada a spiegare che il turismo è un'attività produttiva e magari vada a spiegare ai suoi colleghi, visto che l'abbiamo stimata quando era capogruppo, vada a spiegare ai suoi colleghi che il turismo è una cosa seria. E non basta dire, ma sì, tanto i turisti vengono in Italia, perché Franceschini ha sempre fatto così, ha sempre detto così. E non basta dire che il turismo va avanti da solo, e non basta dire che abbiamo il Colosseo e di conseguenza la gente viene. Il turismo è un settore molto delicato, dove le marginalità delle aziende è talmente bassa che basta un fallimento di un grosso tour operator come Thomas Cook per mandare in crisi un intero settore che è il settore italiano. Ma non sapete neanche da che parte siete girati, di che cosa volete parlare di questo settore. Fate altro nella vita. Sempre sul turismo, abbiamo chiesto, inseriamo i voucher nel turismo, l'avevamo chiesto anche quando al suo posto c'era, ahimè, il ministro Di Maio, gli avevamo chiesto di inserire i voucher nel turismo. E la risposta era stata, io mi ero abbastanza arrabbiato, era stata sì, li inseriamo per le strutture ricettive con massimo 8 dipendenti, il settore del turismo ci aveva riso dietro. Abbiamo chiesto di dare una risposta perché il settore del turismo ce lo sta chiedendo, ci sta chiedendo di aumentare, ci sta chiedendo di migliorare i voucher, niente, neanche preso in considerazione. Però è meglio dare il reddito di cittadinanza, così almeno ci sono le persone che prendono il reddito di cittadinanza e vanno a lavorare in nero nel settore del turismo. Bene così. Questione degli ostelli della gioventù. Per fortuna, adesso, dopo 2 mesi, avete approvato la proposta che il sottoscritto aveva fatto in Consiglio dei Ministri su questo provvedimento. Il sottoscritto aveva chiesto in Consiglio dei Ministri che venisse inserito quel provvedimento. La risposta era stata sì, ma poi vediamo, dobbiamo metterci d'accordo politicamente. La prima cosa che avete fatto era stato levarlo. Per fortuna che almeno questo è stato inserito. E quindi, Presidente, e termino, così almeno non rubo troppo tempo all'Aula. Presidente, siete in 3. Invito i colleghi a mantenere un linguaggio consono all'Aula. Vi ringrazio. No, perdonate, non avevo ascoltato, mi hanno fatto presente e ho richiamato i colleghi. Quindi, collega Centinaio, la prego di terminare il discorso. Grazie. Ma Presidente, guardi, non, a dire la verità, a me non tocca più di tanto. Raglio d'asino in ciel non sale, diceva mia nonna, quindi. E quindi, Presidente, sono in 3 e litigano in 4. Sono in 3 e litigano in 4. Renzi che litiga con Zingaretti, che litiga con Di Maio, che litiga con Conte, il quale litiga con Renzi, il quale litiga con Zingaretti. Di conseguenza siete in 3 e in un mese avete fatto più danni voi che la scorsa legislatura il PD insieme al nuovo centrodestra. L'auspicio che avevamo, cari colleghi del PD che ci criticate, è che entrando voi in maggioranza magari riuscivate a spiegare ai colleghi del Movimento 5 Stelle come si gestisce la cosa pubblica, perché noi in 14 mesi non ci siamo riusciti. Il problema, cari colleghi del PD, è che sono loro che vi hanno contagiati. Adesso voi vi trovate in mezzo tra i 5 Stelle e Renzi e rischiate di scomparire. Fate un favore al nostro Paese, fate un favore ai vostri elettori. Tagliate la spina, staccate la spina e andiamo a votare. Grazie.